Buon pomeriggio a tutti. Vi ringrazio per essere qui numerosi. Siamo al secondo incontro che appunto verrà introdotto dal collega Lecchelli Guzio, con il quale stiamo appunto organizzando questo corso di storia della scienza. Vi ricordo un paio di piccole cose: la possibilità per chi desiderasse di avere l'attestato relativo al corso di oggi, basterà venire a seguirmi a fine seminario e appunto provvederò. E il presente seminario sarà pubblicato sul web, in streaming, in podcast, e appunto grazie al collega ci saranno anche i slideshow, le slide che vedete in presentazione. E il prossimo incontro sarà il 5 marzo alle 15.30 in aula consiglio, questa volta con l'incontro sulle origini della metallurgia, la pirotecnia di Biringuccio. E ora due parole di Ripuzio per l'introduzione del collega. Piacere di presentarvi Giovanni Di Pasquale, studioso della meccanica e tecnica dell'antichità. Giovanni Di Pasquale lavora presso l'Istituto e Museo di Storia della Scienza, dato numerosi contributi alla storia delle tecniche dell'antichità, e segnalo questo interessantissimo volume, Tecnologia meccanica, pubblicato dalla casa editrice Oschik, dall'età ellenistica al mondo romano. E oggi il dottor Di Pasquale ci parlerà delle macchine e del mondo. Grazie a voi dell'invito, grazie anche a questa presentazione. Allora, oggi parliamo di questo tema, le macchine nel mondo antico. Le macchine nel mondo antico è un argomento che ha costituito uno dei grandi temi della storiografia della scienza, è stato occasione di dibattiti anche molto vivaci tra storici, filosofi, antichisti. È un tema che, dal mio punto di vista, sorprendentemente, ha finito col mettere d'accordo buona parte della storiografia novecentesca sull'esistenza di quello che è stato considerato un autentico blocco tecnologico. Forse anche senza essere specialisti del settore vi sarà capitato di imbattervi in questa definizione, che è stata davvero tenace, ha avuto una durata nella storiografia davvero lunga e ancora oggi è molto resistente. La technological stagnation, il blockage, il blocco tecnologico che riguardava proprio all'interno del grande tema della storia della scienza e della tecnica dell'antichità la questione del macchinismo. Agli antichi, da parte di buona parte della storiografia moderna, è stata negata per lungo tempo l'esistenza di una civiltà delle macchine adeguata alle proprie possibilità. Naturalmente questa bocciatura, questa considerazione fortemente negativa, non è nata dal nulla, affonda le sue radici, la sua origine, già nei testi antichi, perché è innegabile che sono già gli antichi stessi in certi casi a fornirci una visione di tipo negativo. Allora, questi testi sottolineavano come nei filosofi, in Platone, in Aristotele, vi fosse una bocciatura dei saperi tecnici, dei mestieri tecnici, una bocciatura della macchina. Perché, guardate, questa tesi, che ha avuto una grandissima durata, è stata composta in definitiva mettendo insieme una serie di documenti. Platone che dice che non darebbe sua figlia in sposa a un meccanico, Aristotele che ci dice che i telai, se potessero funzionare da soli, renderebbero inutile la schiavitù, una considerazione terribile che ha al suo interno la svalutazione, lo svilimento del lavoro di colui che sta al telaio, un lavoro così noioso da rendere indispensabile la schiavitù. È vero che Plutarco ci dice che Archimede considerava cosa non degna scrivere relativamente alle macchine di sua invenzione. È vero che anche nel mondo romano Catone considera gli schiavi degli strumenti vocali e li considera le migliori macchine, le più efficaci. Sono tutte vere queste osservazioni. È vero che Cicerone nel De Officiis, in un passo sempre citato e famoso, considera non degni dell'uomo libero,
dell'uomo per bene, tra virgolette, i lavori pratici, le attività tecniche, i mestieri, perché abbrutiscono l'uomo. Sono tutte vere queste considerazioni, però la domanda che si pone e che ha finito col farsi largo all'interno di una tesi che, come vi ho detto, era molto forte, che era stata sostenuta da studiosi del calibro di Diels, di Coiré, composizioni molto celebri che ora non stiamo a ritoccare, all'interno di queste posizioni si è fatta piano piano largo una domanda, la quale ha la sua origine dall'affermazione del carattere storico della storia della scienza. Tutte queste fonti che vi ho citato in ordine sparso, ma che voi trovate in qualunque manuale, opera generale di storia della scienza, nella parte relativa all'antichità, come possiamo, dal punto di vista della storia, del corretto metodo storiografico, come possiamo metterle insieme e su queste costruire una tesi storiografica? Nel senso, sono vere, ma come possiamo accomunare Platone, che vive nell'Atene di un certo periodo, con Plutarco, che scrive nel secondo secolo d.C. delle biografie con tutto un intento particolare? Come possiamo mettere insieme Cicerone con altri autori? Bisogna guardare le fonti nel loro contesto, nel loro periodo, nel loro sviluppo cronologico e locale, relativamente ai mondi di cui parlano. Bisogna cercare quindi di non accomunare, vincere questa tendenza che è stata molto forte a vedere l'antichità come un blocco unico della durata di 2000 anni, e all'interno di questo mondo cercare di dare corretto valore ai documenti. Questo passo in avanti è strettamente legato all'affermazione del carattere storico della storia della scienza. Di questa affermazione si è molto giovato lo studio sull'antichità, sui saperi naturalistici, tecnici e scientifici dell'antichità, al cui interno sono stati accolti documenti che per lo studio del grande tema delle macchine dell'antichità sono fondamentali: i reperti archeologici, l'iconografia antica, tutte le fonti scritte, non solo quelle degli autori importanti come Cicerone, Platone, Aristotele, non solo le fonti tradizionali, filosofiche e letterarie, ma tutta la letteratura e anche quei documenti che a volte non vengono presi d'esame dallo storico della scienza, come le iscrizioni e i papiri, nei quali si trovano informazioni di prima mano, fondamentali sul mondo del lavoro, sul mondo di chi le tecniche le faceva, le viveva dall'interno, di chi della tecnica aveva fatto la propria professione lavorativa. Dunque, con questo allargamento noi possiamo affrontare il grande tema delle macchine nel mondo antico, cercando di andare oltre i risultati a cui era giunta la storiografia della scienza per buona parte del Novecento. Risultati che, occorre dirlo con tutta franchezza, non possono essere naturalmente capovolti o sovvertiti, rimangono tanti punti oscuri, rimangono tanti dubbi, rimangono tante incertezze. E se anche noi riuscissimo ad avere più informazioni, è vero che l'unica definizione che abbiamo di macchina è questa che vedete di Vitruvio. Macchina è un insieme composto di parti lignee congiunte tra loro, molto utile per lo spostamento di pesi. Viene azionata mediante la tecnica delle rotazioni circolari che i greci chiamano kukiklerkinesis. È una definizione che è sempre stata considerata limitata, riduttiva e non comprensiva del panorama delle tecnologie meccaniche che gli antichi avevano introdotto e di cui è testimone lo stesso Vitruvio nel libro 10 del De Architettura, dove presenta macchine che vanno ben oltre questa definizione. Allora è vero che rimangono dei limiti, è l'unica definizione che abbiamo. È vero che se anche avessimo più reperti
lì a sinistra vedete uno dei rarissimi esemplari, una carrucola di legno trovata al porto di Corinto. Se avessimo più iconografia, questo è un particolare dell'arco di Orange, fatto erigere da Giulio Cesare, dove vedete quelle travi, quelle funi e quei blocchi di carrucole che ci rimanda a quello. È vero che se avessimo più reperti come questi argani, tuttavia rimarrebbero tanti punti oscuri in questa storia. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che d'altro canto questa storia aveva dei punti oscuri già per gli antichi. È per questa ragione, del resto, che gli antichi hanno introdotto delle storie mitiche nelle quali alcune figure, alcune vicende alludevano alla crescita dei saperi tecnici dell'uomo. Dunque, anche gli antichi, quando si voltavano all'indietro a ripercorrere la storia di questi saperi, avevano dei punti oscuri che non sapevano superare. Per questo nel mito noi troviamo Atena, Prometeo, Efesto, Dedalo, che raccontano, sono tutte storie che raccontano la faticosa strada percorsa dall'uomo, dai tecnitai, dai tecnici, verso un insieme di saperi che avranno una importanza, un insieme di conoscenze fondamentale nell'arrivare al cammino che porta alle prime macchine. Ma chi sono questi tecnici, questi primi tecnici di cui parlano le fonti letterarie antiche? Sono personaggi che sono dotati di una caratteristica, innanzitutto metis, questa parola metis che in greco vuol dire astuzia, intelligenza. Ecco che il tecnico viene immediatamente identificato, non si discosterà più da questo abbinamento, con colui che è dotato di metis, una intelligenza particolare, un'astuzia che consente al tecnico di escogitare mecanai, le arti meccaniche, quelle soluzioni tecniche attraverso le quali può risolvere in proprio favore situazioni nelle quali altrimenti uscirebbe sconfitto. Ecco, la metis è un'astuzia particolare che ha risvolti astratti, possono essere stratagemmi, appunto astuzie, ma soprattutto pratici. Il tecnico, dotato di questa caratteristica, costruisce, produce oggetti, gli oggetti della tecnica, attraverso i quali risolve in modo vantaggioso situazioni in cui uscirebbe sconfitto. E questo è il significato di mecanè. Macchina viene dal latino macchina, che viene dal greco mecanè, che ha un sacco di significati, che però sono riconducibili a queste due grandi famiglie, astuzie e attività manuali, pratiche, che portano alla produzione di oggetti con i quali vincere le resistenze della natura. Abbiamo detto dei miti della tecnica, ma c'è un prototipo umano del tecnico, c'è una figura che in questo percorso è fondamentale, è Odisseo, è Ulisse. Quando? C'è un momento in particolare in cui Ulisse acquisisce un ruolo fondamentale, nel quinto dell'Odissea, quando Ulisse è nell'isola dei Feaci e da solo, con degli strumenti, costruisce la zattera con cui lascia l'isola. Nel quinto dell'Odissea Ulisse, prototipo del tecnico umano, con strumenti semplici, la sega per tagliare il legno, martelli, asce, col trapano, che vedete in questo rilievo, questo è il trapano a corda, per fare i fori nelle assi della zattera, con questi semplici strumenti Ulisse costruisce la zattera e fabbrica letteralmente il suo ritorno nel mondo degli uomini per diventare il prototipo di tutti i tecnici, di quella generazione di tecnitai di cui sarebbe assolutamente utile ricostruire una storia meglio di come si sia riusciti a fare oggi. Come fa Ulisse a costruire la zattera? Con strumenti che non a caso la tradizione mitica, di quei miti di cui si è fatto riferimento un attimo fa, attribuisce a Dedalo: il trapano, l'ascia, il martello, la sega, la colla,
tutti gli strumenti con cui il tecnico lavora, la tradizione li attribuisce a Dedalo, e guardate, non è un caso che nella lingua greca i tecnici che lavorano mettendo insieme i pezzi di legno per costruire, come Ulisse costruisce la sua zattera, venga questa operazione del costruire definita dal verbo daidallo, daidallo. Già Pausania, nello Storico, lo scrittore del secondo secolo d.C. che viaggia, visita la Grecia, già Pausania sapeva che Dedalo deriva da Daidallo. Ecco la storia mitica attraverso la quale i tecnici ripercorrono una parte della loro storia, la storia mitica attraverso la quale ripercorrono l'invenzione degli strumenti che rimarranno sempre fondamentali nel loro lavoro. Dunque è questa capacità tecnica che segna attraverso Odisseo il passaggio dal mito, dal divino al tempo presente. È fondamentale la figura di Ulisse, che non a caso nell'Odissea, come anche nell'Iliade, è definito, vi ricordate la Metis di cui si è appena parlato, è definito Polumetis, molto ricco di astuzia, molto pieno di astuzia, e Polumecanos, è molto ricco di attività del costruire, pieno di capacità nel costruire, nel trovare dispositivi, congegni. Allora, di generazione in generazione, la base tecnica di nozioni va ampliandosi, costituisce nel tempo quella pratica della scienza che attraverso questi personaggi va definendosi, specializzandosi. Nelle fonti letterarie, dopo Omero, in Osiodo, in Esiodo e così via, noi troviamo che questo tecnico delle origini, il tecton, diventa architetto, etimologia è chiara, diventa capo costruttore. Ma se noi seguiamo le vicende di questo architetto nella letteratura, nelle fonti di tutti i tipi, noi troviamo che vi è una notevole affermazione di questi tecnici, architetti e meccanici, costruttori di edifici come di macchine, che vengono adesso indistintamente definiti architetti, ma in questa definizione generica c'è dentro un po' di tutto adesso, e li troviamo a lavorare nei principali centri del Mediterraneo. Guardate, se voi le date un'occhiata alle fonti letterarie che raccontano le vicende del Mediterraneo tra il VI e il IV secolo a.C., si vede molto chiaramente come la fortuna di centri come Siracusa, Taranto, Atene, Rodi, Samo e così via sia strettamente legata alla crescita professionale di questi personaggi che si legano ai sovrani, ai tiranni, ai regnanti di questi centri e fanno la fortuna reciproca degli uni e degli altri. Non è un caso che nella Siracusa precedente Archimede, di due generazioni precedenti Archimede, ci dicono gli autori, il tiranneo Dionisio I chiama i migliori tecnici del Mediterraneo, chiama a lavorare nella sua città i migliori tecnitai del Mediterraneo, il volto della città cambia e Siracusa, noi lo vediamo nei testi, viene definita unanimemente la più bella città del Mediterraneo. Cosa fanno questi tecnici? Costruiscono imbarcazioni, la nuova cinta di mura di Siracusa, ma soprattutto costruiscono macchine, un ingente apparato di macchine, macchine da guerra soprattutto. Nella letteratura la catapulta viene inventata in questo momento a Siracusa ed è un'invenzione determinante che cambierà non solo il modo di fare guerra, ma soprattutto cambierà il contenuto dei nascenti trattati di meccanica che cominciano a essere scritti dalla fine del IV secolo, inizialmente solo come disciplina che cerca di capire il funzionamento della leva nascosto in questi utensili, in queste prime macchine, ma poi all'interno di questi trattati compare tutto il bagaglio di saperi dei tecnici. Noi troviamo la descrizione e il funzionamento di queste macchine, come si costruiscono e come funzionano, ma su questo torneremo dopo. Ciò che è importante adesso sottolineare è che tutto avviene sulla base di procedimenti che ci riportano a quel verbo, daidallo,
i tecnici, che costruiscano un edificio, che costruiscano quella prima grande macchina delle origini che è il cavallo di Troia, che lì vedete tratto da un vaso che è al Museo Archeologico di Mykonos con le ruote sotto le zampe. Qualunque cosa costruiscano, alla base vi è un filo che lega le operazioni di questi personaggi. Questo filo sta nel verbo daidallo, compongono, costruiscono mettendo insieme pezzo su pezzo, e nella specializzazione si dotano di norme, si dotano di una teoria che piano piano va sistemandosi, va definendosi e ruota attorno a un altro termine che rimarrà importante e fondamentale in tutta la storia della meccanica antica, questo summetros, che in greco vuol dire commisurazione, misurare insieme. Non è la simmetria che noi saremmo portati a considerare traducendo letteralmente questo verso. Summetros vuol dire misurare le cose insieme. Ecco, la composizione partendo da una misura, e in rapporto a questa misura si creano gli altri pezzi a creare, a costruire quel grande gioco di incastri che è la costruzione in questo periodo. Non a caso, ecco, qui vedete un particolare del Tempio di Apollo a Termos che ci fa vedere bene questa idea di architettura come composizione pezzo su pezzo. Guardate che quando Vitruvio nel libro 10 di architettura farà quella grande rassegna di macchie di cui poi diremo qualcosa dopo, non a caso e molto opportunamente davanti al termine summetros introdurrà un vocabolo nuovo, commodulatio, un termine che se voi andate a vedere è soltanto in Vitruvio, ma è un termine quanto mai appropriato, che dimostra come Vitruvio fosse erede di una tradizione che ha le sue origini adesso, che poi si sviluppa nei secoli e rimane inalterata, e dimostra come il concetto di summetros, commisurazione, fosse conservato nel mondo romano. Si è detto che è importante, ecco, gli strumenti che venivano, i semplici strumenti simili a quelli ancora oggi in uso, con cui venivano fatte queste operazioni, la precisione delle misure alla base della costruzione, qua squadre, compassi, calibri, unità di misura. Si è detto dell'allargamento dei documenti, si è detto delle epigrafi. Perché sono importanti le epigrafi? Perché le epigrafi ci mettono davanti a un dialogo diretto, non è mediato dall'autore di cui leggiamo un testo. L'epigrafe è veramente il defunto che ci parla. E allora trovare, qui è un esempio, una prima ricerca ancora in corso, trovare indicazioni dell'esistenza di un Faber automatarius. È importante perché quante volte abbiamo letto o abbiamo sentito dire che gli automi sono delle fantasie che gli antichi si divertivano a immaginare, chi lo sa, forse li hanno costruiti, forse no. Ma se noi ci imbattiamo in un signore che nella vita faceva il Faber automatarius, è evidente che questo signore costruiva automi di mestiere. E il clepsidarius? Il clepsidarius costruiva clessidre, cioè orologi ad acqua, che vengono introdotti per superare il problema di quella misura giornaliera del tempo che con la meridiana, l'orologio solare, non è possibile, e della cui esistenza queste fonti, il Faber automatarius, il clepsidarius, non si trovano nei testi letterari. E anche questa è l'importanza delle epigrafi. Questo costruiva orologi ad acqua. E poi abbiamo diversi machinatores, abbiamo un mensor machinariorum, un mensor edificiorum, un aquilex è quello che di mestiere andava a cercare le sorgenti d'acqua. Vedete la misura come ritorna, questa idea di misura da cui siamo partiti, che regola la summetria, detto alla greca, la commodulatio, della costruzione di tutto, degli edifici, delle imbarcazioni, del grande cavallo di Troia e delle macchine che adesso andremo a vedere. Il mensor machinariorum è parte di un corpus, ci sono due iscrizioni che ci raccontano dell'esistenza nella sola città di Roma di un corpus. È importante, vuol dire che esisteva una corporazione
che si riconosceva in questo titolo, Mensores Machirationum, misuratori di macchine. Ci rimandano a questo concetto di misura che presiede, è fondamento anche del costruire le macchine nel mondo romano. Non a caso, guardate, queste epigrafi sono di età imperiale, sono del primo secolo d.C. Facciamo un salto indietro. In età ellenistica, nel terzo secolo, alla metà del terzo secolo avanti Cristo, un meccanico che lavorava ad Alessandria, Filone di Bisanzio, scrive un'opera, un trattato sulla costruzione di armi, di macchine da lancio, quelle macchine di cui si è detto inventate a Siracusa e poi progressivamente perfezionate nel tempo. A un certo momento Filone definisce la misura proton caiegumenon stoicheio, principio e origine di tutte le cose. È questo il concetto sul quale i meccanici ellenistici, eredi di questa generazione di tecnici delle origini di cui si è detto, costruiscono macchine complesse ad Alessandria. Ed è questo il concetto di misura che ritroviamo conservato nel trattato, ritroviamo a fondamento del costruire, ovviamente dell'architettura, ma anche della costruzione di macchine, e a cui rimandano le epigrafi dei Mensores Machinariorum, dei Mensores Edificiorum. Questo concetto di misura sul quale si sviluppa poi una problematica molto importante, della quale adesso non possiamo che accennare. Si costruiscono queste macchine sul criterio della analogia. Analogia vuol dire, ci rimanda agli ingrandimenti proporzionali. Questa idea che la misura attraverso ingrandimenti e rimpicciolimenti rispetto a una unità data abbia in sé tutto il necessario per garantire che una macchina non solo funzioni ma sia stabile nella sua struttura, sia funzionante. Guardate che in questi trattati noi abbiamo perso il bagaglio di immagini che contenevano, ma vi erano rimandi a immagini nei quali i meccanici spiegavano, approfondivano i passaggi della costruzione, vi erano tavole numeriche dove venivano presentati tutti questi ingrandimenti proporzionali. Ecco il percorso: da Edallo metto insieme, compongo pezzo su pezzo la summetria, la commisurazione tra le parti, la analogia, gli ingrandimenti e i rimpicciolimenti proporzionali che sono alla base del tutto e sui quali in età ellenistica i meccanici costruiscono un'autentica scienza del costruire. Sono certi, vi cito un passo di un meccanico che lavora a Pergamo per il sovrano Attalo I, per il quale scrive un trattato sulle armi da lancio. Gli dice: non preoccuparti che siccome noi abbiamo adoperato misure determinate, anche tu sarai costretto a usare le medesime. Se vorrai costruire apparecchi più grandi o più piccoli, fallo pure, ma ricorda di conservare la analogia. Su questa che in età ellenistica diventa un'autentica certezza, si fonda una vera e propria teoria e pratica del costruire qualunque oggetto, comprese le macchine. Teoria che poi verrà in parte smentita più avanti nel mondo romano, correttamente troveremo sia in Vitruvio che in altri autori tipo Ateneo Meccanico la affermazione netta che la analogia conduce alla fantasia, cioè a false sensazioni. È evidente che non si può allargare a dismisura una misura data, perché come diceva lo stesso Aristotele o il suo allievo che aveva scritto il trattato di meccanica verso il 300 avanti Cristo, problema numero 14, se noi aumentiamo la misura, le dimensioni di una trave enormemente rispetto alla misura di partenza, la trave si spezza. C'è un dibattito attorno a questa convinzione. Abbiamo detto che una serie di informazioni importanti in questo percorso che facciamo sulle macchine nell'antichità deriva dalla iconografia, ma iconografia antica, perché l'immagine di un mondo antico senza macchine, da cui siamo partiti accennando agli studi
dei moderni contrasta con la lettura dei classici che nel Rinascimento venne fatta. Nel Rinascimento i classici vennero commentati, studiati, tradotti e illustrati. E questo studio contribuì molto a innescare processi di sviluppo tecnologico che poi saranno caratteristici dell'età della rivoluzione scientifica. Pensiamo allo studio dei trattati di Archimede, il rinnovato interesse sullo studio della matematica che ne deriva, pensiamo ai commenti e alle traduzioni di Vitruvio, pensiamo alle traduzioni e ai commenti dei trattati di meccanica, dello pseudo Aristotele, come dei trattati dei tecnici di età ellenistica, o a Guidobaldo dal Monte che nel 1577 scrive questo Liber Mechanicorum, il libro delle meccaniche, nel quale al cui interno segue fedelmente la divisione nelle cinque macchine semplici operata dai greci. Era quella scomposizione per cui si riteneva che tutte le macchine partissero da due o più, avessero un motore che era la somma di due o più delle cinque macchine semplici: leva, cuneo, vite, argano e carrucola. E sono quelle cinque macchine semplici che Erone di Alessandria tratta nella teoria e nel funzionamento all'interno del suo studio sulla meccanica e che Guidobaldo del Monte riprende nel 1577. Ma soprattutto c'è una grande attenzione verso le immagini che si trovavano all'interno di questi trattati e che sono andate perdute, perché il testo di Vitruvio era illustrato, i testi dei tecnici, dei meccanici greci erano illustrati, purtroppo le immagini originali sono perdute, ma nel Rinascimento verrà fatto un grande lavoro, delle bellissime immagini a corredo di queste opere, però sono immagini che vanno guardate con attenzione, vanno guardate con attenzione perché a volte presentano, anzi molto spesso, una ricchezza di dettagli e di particolari. Qui è il caso della macchina lanciadardi di cui parla Vitruvio e che viene presentata in una traduzione spagnola del bellissimo Vitruvio del Perrot. Oppure qui è la macchina idraulica di cui parla il Cesariano nella sua edizione del 1556, ma che vi assicuro, se voi andate a leggere la descrizione di Vitruvio, non ha niente a che vedere con quello che Vitruvio dice. Che cosa significa questo? Significa che lo studio delle macchine dell'antichità trarrebbe notevole beneficio, si gioverebbe molto di un'analisi dettagliata della iconografia antica, delle tecniche, che pure esiste, ma sulla quale è caduta anche la bocciatura da parte dei moderni per due ragioni sostanzialmente. Innanzitutto perché si ritiene che non vi sia intenzionalità, cioè abbiamo raffigurazioni in cui compaiono macchine e oggetti dagli strumenti, ma si ritiene che non vi fosse intenzione di raffigurare proprio quelle macchine. E poi per un problema tecnico, sono immagini schiacciate, appiattite, cioè c'è quell'appiattimento bidimensionale che gli artisti dell'epoca non sapevano superare e che rendono obiettivamente difficile leggere questa iconografia. Tuttavia è utile, anche alla luce di questi limiti, è utile guardare un repertorio di immagini coevo alla stesura di questi trattati, perché ci sono anche dei casi classici, dei casi tipici. Uno è quello della vite di Archimede, questo congegno descritto da Vitruvio nel libro 10, che viene prima presentato relativamente alla costruzione, poi molto velocemente Vitruvio, eccolo lì, ci spiega come funziona: facit versazione solilibus calcantibus. È velocissima questa descrizione di Vitruvio, fa queste rotazioni con degli uomini che ci camminano. È un verso che è veloce ma è chiarissimo. Tuttavia, se voi andate a vedere le edizioni di Vitruvio commentate e illustrate dal Rinascimento in poi, voi trovate una serie di immagini che fa finta di non vedere, di non considerare questo passo. Qui ve ne ho raccolte alcune. La prima a sinistra è della edizione spagnola dell'Ortiz del 1787 a Madrid, quella in alto a destra del Newton a Londra 1792, quella in basso a sinistra dello Choisy, il Vitruvio tradotto a Parigi
nel 1909 e questa a destra in basso è dello Hulsch alla voce coclea nella Pauli Wissowa, la enciclopedia, Reale Enciclopedia. Vedete, non c'è nessun riferimento a quel passo vitruviano che ci spiega come funzionava il movimento di questa macchina, le versaziones, ma con lo Choisy siamo al 1909 e se andiamo avanti, questo è un testo che è uscito nel 96 di uno dei più illustri studiosi di archeologia e questioni metallurgiche, uno dei più quotati studiosi relativamente alla metallurgia nell'antichità, che ha studiato il più bel esemplare di vite di Archimede conservato oggi esposto al Museo Archeologico di Madrid, e poi quando è arrivato a presentarne il funzionamento, questo è il disegno, e vedete in alto alla vostra destra c'è una specie di manovella, ma la manovella costituisce dal punto di vista della storia della tecnica un problema mai risolto, perché allo stato attuale delle nostre conoscenze probabilmente nell'antichità non è mai stata introdotta una manovella. Sembra una cosa semplice, ma questo meccanismo che trasforma il moto circolare in rettilineo nell'antichità probabilmente non era noto. Dunque siamo davanti a questa, più le immagini precedenti, che non tengono conto di quello che dice il testo di Vitruvio, e la comprensione si è avuta soltanto dopo che si è fatta attenzione, sono state trovate documenti attraverso i quali uno fatica a immaginare di poter chiarire le questioni di storia della scienza. Però ecco un affresco trovato a Pompei, una terracotta trovata a Alessandria, che chiariscono più chiaramente di qualunque commento delle immagini che abbiamo visto il funzionamento della vite idraulica che si trova all'interno del cilindro e che spiega quell'ominibus calcanticus. Operazione faticosa, è vero, guardando nelle fonti giuridiche ho trovato che, quelle raccolte di leggi della tarda antichità, ho trovato che la punizione per reati non particolarmente gravi era condannare a qualche giorno di versazione su queste macchine. Per il condannato per qualche giorno doveva stare sulla vite idraulica a fare. Quindi operazione faticosa, ci spiega il plurale adoperato da Vitruvio, quell'ominibus calcanticus. Ecco quindi un esempio, uno dei più clamorosi, ma altri se ne potrebbero fare, della importanza dell'analisi, della iconografia antica parallela alla lettura dei testi, della letteratura tecnica, soprattutto quando parliamo di macchine. È interessante. Velocemente anche il caso della seconda delle gru descritte da Vitruvio nel libro 10 dell'architettura. Dopo aver descritto Vitruvio ci descrive tre tipi di gru. Dopo aver descritto il tipo più semplice per sollevare carichi non particolarmente ingenti, Vitruvio, qui è il passo, introduce la sua seconda gru, una macchina che serve, lo vedete in alto, a spostare carichi colossali per dimensioni e peso. Dopo averla descritta, aggiunge in basso: qualora sia stato installato tuttavia o nel centro in una delle estremità un tamburo più grande, gli uomini addetti, facendo pressione col piede senza ricorrere all'organo, potranno completare il lavoro più velocemente. Anche qui un passaggio veloce come quello di prima della vite idraulica, della vite di Archimede, che non credo che senza iconografia, questa è la seconda gru relativa alla prima parte della descrizione, viene inserito il tamburo e l'argano esterno alla macchina per sollevare i carichi molto pesanti, ma poi quel veloce passaggio degli uomini che fanno girare la ruota con i piedi, come avremmo potuto capirlo se non ci fossimo imbattuti in questa immagine famosissima, molto molto famosa, che voi trovate dentro tutti i testi, attraverso la quale riusciamo a farci un'idea di quello che dovevano essere le macchine più imponenti nel mondo romano, ma non credo, ripeto, che ci avremmo potuto immaginare una cosa del genere da quel veloce passaggio di Vitruvio. Questa macchina, se voi guardate un saggio famosissimo scritto da Schull,
dal titolo emblematico, perché l'antichità classica non ha conosciuto il macchinismo, Schull cita precisamente questa immagine e a suo dire questi operai che si accalcano dentro la grande ruota sono la precisa dimostrazione e testimonianza di una società costruita sulla schiavitù, che altrimenti ben altre soluzioni si sarebbero ideate per evitare questa che ai suoi occhi era una soluzione improponibile. Ma questa immagine sicuramente è vero, probabilmente l'abbiamo detto, era una delle condanne, quella di fare le versaciones, di stare nella ruota, nelle ruote calcatorie. Però questa immagine può essere letta anche in un altro modo. Per quanto ne sappiamo, i greci queste gru non le conoscevano. Allora è una macchina che ci parla da un certo punto di vista di un progresso, di un avanzamento delle conoscenze. E poi un'altra cosa che possiamo dire, con questa immagine questa macchina era sicuramente diffusa, ce lo dimostra anche questo rilievo che proviene dall'anfiteatro di Capua e che ci rimanda a una delle soluzioni con cui venne costruito l'edificio. Ma soprattutto qui avete anche il famoso La Torre di Babele di Bruegel, siamo nel 1563, c'è un particolare, lo vedete qui, ce n'è una di queste gru, e poi ne vedete anche un'altra qui in basso, 1563. Guardate che dal punto di vista di storia della tecnica è importante questa considerazione, perché quando una tecnologia, quando una macchina, quando una soluzione è efficace non cambia più nei secoli, si trasmette e si conserva. Questa è esattamente la stessa soluzione che abbiamo visto su quel rilievo che è del primo secolo d.C. Qui siamo nel 1563, ma altri quadri, altre immagini ci potrebbero raccontare della durata, della resistenza di questa soluzione tecnologica, che allora ci parla di un progresso, ci parla di un avanzamento. Una delle accuse che è stata mossa dai moderni nei confronti del supposto mancato macchinismo, sviluppo di una civiltà delle macchine in antichità, è la mancanza di la incapacità di concepire un'idea di progresso. Ma bisogna anche mettersi d'accordo su che cosa sia questo progresso. Noi oggi abbiamo una idea di progresso che non è certamente l'idea che valeva nel primo secolo d.C. Questa macchina corrisponde evidentemente a un progresso, perché guardate, questa è una pittura, la restituzione grafica di una pittura da una tomba egizia a Tebe, siamo nel 1500 circa avanti Cristo, guardate quante file di uomini che trasportano questo enorme carico su quella slitta, la slitta è questa qui, questa è la statua colossale, queste le file di uomini con delle funi. Qui sotto è questo particolare che ho ingrandito, vengono portate a spalla le traverse lignee da mettere sotto la slitta. Tra la macchina di prima con la ruota calcatoria che serve per spostare pesi ingentissimi e questa, vi è un avanzamento evidente, un progresso evidente. O guardiamo questo rilievo egizio, VII secolo avanti Cristo, ancora quante file di uomini che occorrono, le funi, i carri che portano altre funi perché si spezzeranno e altre assi di legno da mettere, eccole qui, lo vedete, da mettere sotto, vengono tolte e poi rimesse sotto la slitta che deve portare l'ammasso, quegli enormi tori alati che si trovavano nei palazzi egizi. È evidentemente un progresso di cui ci parla quella macchina, ma è un progresso al quale fa un preciso riferimento, dal mio punto di vista, anche Erone, il quale a un certo momento nel trattato sulla costruzione di armi da getto dichiara che bisogna, quando con la forza umana non si è più in grado di fare una certa cosa, non si riesce più a spostare un peso, a fare ciò che occorre per ottenere un certo risultato, lì bisogna intervenire introducendo una macchina. Ecco l'idea, lui sta parlando di una macchina da guerra, sta parlando
precisamente parla del passaggio dall'arco alla catapulta, quando l'arco diventa così grosso che l'uomo non ha più la forza di tenderlo per scagliare la freccia con efficacia, ci vuole una macchina per tendere quelle corde, ma il concetto è lo stesso. Quando l'uomo non ha più la forza di arrivare a risolvere una certa cosa in modo efficace, ci vuole una macchina. Ecco una immagine, un'idea di progresso che secondo me dobbiamo riconoscere nel settore del macchinismo, nel settore delle macchine. C'è da dire che nei trattati tecnici di età ellenistica e di età romana, nel libro 10 di Vitruvio, non mancano osservazioni che mettono insieme teoria e pratica, un'altra delle accuse mosse all'antichità, non essere stati riusciti a coniugare scienza e tecnica, non aver messo in relazione teoria e pratica, innestando, mettendo in moto quei meccanismi che tanta parte avranno nella rivoluzione scientifica. Ma in realtà, se noi andiamo a leggere i trattati sulla costruzione di macchine di età ellenistica, questi trattati sono pieni di indicazioni sul funzionamento teorico delle macchine che vengono presentate e e come in pratica devono essere costruite, facendo attenzione, come abbiamo detto prima, a tutte le norme che occorrono perché quelle macchine siano stabili ed efficaci. D'altronde sono gli stessi autori di questi trattati, ce lo dice Erone all'inizio del trattato di meccanica, che il meccanico deve saper padroneggiare la teoria e la pratica. La teoria alla quale vengono condotte tutte le macchine, tutte, è il principio della leva. La pratica è quella del costruire, di cui si è detto prima. Queste macchine sono presentate in maniera così precisa in certi casi all'interno di questi trattati che noi oggi possiamo cercare di ricostruirle secondo un atteggiamento che non è nuovo, perché già nell'antichità Erone, che scrive nel primo secolo, alla metà del primo secolo d.C., riesce a ricostruire, a presentare macchine di Ctesibio, che aveva scritto 3 secoli prima, in trattati che non ci sono giunti, aveva presentato quelle macchine 3 secoli prima. Erone ha presenti queste descrizioni, probabilmente ha sotto mano i testi, si rifà a Ctesibio e ci presenta le macchine di Ctesibio, altrettanto farà Filone di Bisanzio con le macchine dei suoi predecessori, altrettanto faranno Vitruvio e Ateneo Meccanico nel primo secolo avanti Cristo. Alla fine del primo secolo presentano le grandi torri mobili descritte dai meccanici macedoni che accompagnavano le spedizioni di Alessandro Magno, ce le presentano in maniera così precisa che potremmo, come è successo, ridisegnarle, immaginare anche di ricostruirle. Questa precisione di notizie non era, venne notata anche nel Rinascimento, potrebbero fare tanti esempi. Kircher, per esempio, nel 1560 scrive la Musurgia Universalis e presenta un organo idraulico come quello di Ctesibio, a lui noto attraverso Erone, e una grotta con automi musicali, gli automi degli antichi. Oppure potremmo pensare ai fratelli Campani, che nel 1660 presentano in una piccola pubblicazione a Roma il nuovo planetario meccanico di Archimede, le loro osservazioni sulla grande macchina dell'universo costruita da Archimede, nota attraverso le descrizioni di Cicerone, e sulla quale avanzano tutta una serie di ipotesi. Questo atteggiamento, ecco per esempio la pompa premente di Ctesibio ricostruita, questi sono 2 ritrovamenti archeologici, ma presentata in questo modo da Erone 300 anni dopo, ed è un atteggiamento non nuovo, perché in linea generale, pensate anche nell'arte, Botticelli dipinge La Calunnia 1465, è un perduto quadro di Apelle che lui dipinge sulla base della descrizione di uno scrittore greco, Luciano. Questa attenzione verso il mondo degli antichi che si è manifestata nel Rinascimento, ha avuto una notevole importanza, della quale
avremo da dire qualcosa tra un attimo. Adesso voglio aggiungere una piccola parentesi sulla importanza anche di tenere presente quelle che sono state considerate le fantasie, le aspirazioni, le cose immaginate ma mai realizzate. Da questo punto di vista la storia della tecnica è ricca di notizie, perché sappiamo che l'idea di dare moto agli oggetti della tecnica umana era un vecchio sogno che compare già nei poemi omerici, dove voi sapete che ci sono i tripodi di Efesto che si muovono da soli, vanno al banchetto degli dei, ci sono mantici che alimentano il fuoco da soli, quando Efesto è stanco ci sono delle ancelle che lo aiutano, e così via. Tanti altri esempi potremmo fare, ma tra i sogni probabilmente, forse mai realizzati, vi sono anche tracce di un approccio quantitativo molto importante. Uno degli esempi più clamorosi è in questa macchina, il Barulkos, il sollevatore di pesi, che apre, si trova all'inizio del trattato di meccanica di Erone, ed è una macchina che Erone descrive come capace di sollevare 1000 talenti con una forza di 5. Dov'è la grande differenza? Si supera la fase iniziale della meccanica, quella che, senza stare a quantificare, dice che con una piccola forza io posso muovere un grande peso. Questa fase iniziale viene superata, c'è una quantificazione, un approccio matematico in questa macchina. Questo disegno viene dal manoscritto arabo che conserva la meccanica di Erone, e il copista arabo ha inserito nel suo pugno il tratto di Z, che corrisponde a una manovella di cui si è detto con cui il meccanismo prende movimento, ma che probabilmente era sconosciuta, probabilmente il movimento avveniva per caduta di un contrappeso. Comunque sia, se anche questa macchina non fosse stata realizzata in concreto, è importante perché c'è questo nuovo approccio matematico. I 5 talenti che servono per spostare la forza e il peso di 1000 sono la forza del braccio di una persona. E forse tra le macchine mai costruite c'è l'odometro di cui parla Vitruvio e che serve per misurare le strade, i percorsi. È un dispositivo ingegnoso, molto complesso. Vitruvio non ci dice chi lo ha ideato, però ce lo presenta già come introdotto e noto agli antichi. Non ci dice chi fossero questi antichi, però è una macchina che, se anche non è mai stata costruita, è importante, perché ancora più della precedente ci parla della precisione delle misure e di calcoli precisi che vengono fatti. È una specie di contachilometri, di cui poi dopo, se volete, definiamo il funzionamento, che tanto influenzò Leonardo, che lo ha studiato e ridisegnato, influenzerà i successivi podometri a manico che ancora oggi a volte si vedono adoperati dagli impiegati dei comuni per fare misurazioni. E voglio soltanto velocemente limitarmi a dire che in questa immagine, dove voi vedete la restituzione grafica dell'orologio ad acqua che un anonimo autore arabo che scrive nel 1150 d.C., questo trattato dal titolo Trattato sull'orologio ad acqua, è anonimo e dichiara nella riga di apertura di tradurre parola per parola un trattato di Archimede sulla costruzione dell'orologio ad acqua. Non sappiamo se sia vero o no, però è sorprendente osservare che il motore di questo orologio ad acqua è esattamente lo stesso dell'odometro di prima. Dopo magari vediamo come funziona. Non è un sogno invece, è una realtà, la più complessa macchina del mondo antico di cui resti documentazione archeologica. Qui vedete alcuni frammenti del famosissimo meccanismo di Antichitera, il quale dimostra come non fosse estraneo all'orizzonte concettuale degli antichi la precisione di calcolo e la complessità delle misure. È una delle accuse che Coiré, quel bellissimo testo Dal mondo e pressappoco, l'universo della precisione, muove all'antichità. Questa macchina ci dimostra che questi calcoli di cui si è parlato e che abbiamo detto essere in forse col Barulkos, con l'odometro, questa invece è una realtà, è realmente esistita, è stata trovata nel 1901
in mare è composta da 32 ruote dentate. Sono occorsi 50 anni di studi approfonditi prima che un grandissimo studioso, Derek de Solla Price, nel 51, presentasse il primo risultato dei suoi studi, nei quali affermava che si trattava di un planetario meccanico che mostrava i movimenti del Sole, della Luna, dei pianeti noti, quelli visibili a occhio nudo. E che cosa c'è da dire di molto importante su questa macchina? C'è da dire che ci dimostra una cosa, che forse le notizie che Cicerone riporta sul planetario meccanico costruito da Archimede a Siracusa e portato a Roma dal console Marcello dopo la presa della città nel 212 a.C. non è una fantasia, ma è vero, sono oggetti realmente esistiti. C'è da aggiungere che questo ritrovamento conferisce valore anche ai viaggi che Cicerone, che era appassionato di astronomia, ha fatto, di cui lascia descrizione, a Rodi, per vedere il planetario meccanico costruito da Posidone. È un ritrovamento fondamentale nella storia delle macchine e della scienza in assoluto. Peraltro ancora oggi studiato, negli ultimi 2 mesi sono usciti 3 articoli, 2 su quella rivista che si chiama Nature, li trovate su internet, e 1 sulla Repubblica. Sono usciti 3 articoli, un po' si ripigliano, dove vengono proposte nuove soluzioni per questa straordinaria macchina, la cui ricostruzione, una delle più plausibili, quella che riceve maggior credito, è questa, è di una complessità assoluta. Però l'importante, una delle cose importanti, è che conferisce valore alle notizie che Cicerone dà sull'esistenza di questi planetari meccanici. Ed è una notizia che conferma a suo modo altre informazioni. Guardate, non è un caso che nei trattati di meccanica, la meccanica degli antichi non arriverà mai a un contenuto definito. Il primo trattato, quello dell'Observo Aristotele, è un trattato fortemente teorico. Sono 35 problemi dove si spiega come oggetti di uso comune funzionano in base al principio della leva. I successivi trattati sono delle enciclopedie tecniche che parlano di costruzione di armi da guerra, costruzione di fortificazione, di pneumatica e quant'altro. Nel secondo secolo avanti Cristo, all'interno di queste enciclopedie compare un capitolo nuovo, la sfairopoia, cioè la costruzione di planetari meccanici, la costruzione di sfere. E viene spontaneo pensare che questo nuovo capitolo venga introdotto in dipendenza, in diretta continuazione delle suggestioni esercitate dalla costruzione di questi primi planetari meccanici. C'è da dire un'altra cosa: il relitto della nave sul quale queste ruote di bronzo sono state ritrovate, lo si è visto analizzando la ceramica, quella nave era partita da Rodi, siamo tra l'80 e il 60 a.C., era diretta a Roma. Ma se quella nave era davvero partita da Rodi e se siamo davvero tra l'80 e il 60 a.C., a Rodi in quel periodo è attivo Gemino o Gemino, matematico e astronomo, al quale la tradizione attribuisce, oltre agli studi di matematica e astronomia, anche un trattato sulla sfairopoia, la costruzione della sfera. Quindi sono notizie che ci aiutano a ricostruire un contesto intorno a questa macchina, la quale macchina ci rimanda anche alle dispute di cui erano protagonisti astronomi, matematici e filosofi nella Roma di cui ci parla Cicerone, ma anche prima di Cicerone, ci riporta al desiderio di studiare attraverso modelli meccanici quell'universo sulla cui natura sorgevano dispute animatissime, di cui testimonianza è testimone proprio Cicerone quando ci parla, proprio citando nel De Natura Deorum questi modelli dell'universo, la grande macchia dell'universo, ci parla delle dispute tra atomisti e stoici, le immagini, la diversa immagine dell'universo degli uni e degli altri. E che passo avanti è parlare della meccanizzazione di questa immagine dell'universo davanti a quei modelli che non davanti, come indica questo famoso
mosaico davanti a una sfera, lo vedete, si ritiene che sia Platone nell'Accademia o i Sette Sapienti, ma più probabile Platone nell'Accademia, la figura centrale con una marchetta di legno indica la sfera di vetro dentro la scatola, oppure questi globi statici, come ci rimanda questa immagine di Urania, anche lei con la bacchetta a indicare, o come indica questo bellissimo affresco trovato a Pompei, frammentario ma sufficientemente chiaro per darci conferma dell'esistenza di quelli che da Eudosso in poi nelle fonti ricorrono come organa, probabilmente sfere armillari. Ecco, questi modelli statici davanti ai quali avvenivano queste dispute, questo affresco ci rimanda a una grande sfera armillare, che passo avanti costituisce questa meccanizzazione dei modelli davanti ai quali discutere. Occorre precisare, se non vogliamo continuare a vedere nel meccanismo di Antichitera un oggetto che, come tanti hanno detto, sarebbe stato meglio non aver mai trovato perché crea un sacco di problemi e di difficoltà, se non vogliamo continuare a vedere in questo oggetto un unicum, un qualcosa completamente al di fuori, innanzitutto c'è da dire che non naviga in uno spazio vuoto, perché qui abbiamo, lo vedete, una meridiana portatile datata al III secolo d.C., trovata a Oxford. Sul retro, quella a sinistra, presenta le latitudini di 30 province dell'impero romano per calcolare l'ora a seconda di dove ci si trovava. Questa a destra, invece, è una meridiana a ingranaggi, si trova allo Science Museum di Londra e ha un congegno per indicare il giorno della settimana. Insomma, il grande planetario meccanico di Antichitera non naviga in uno spazio vuoto e soprattutto, per capirlo, non possiamo capirlo se non lo mettiamo in relazione con i tentativi di generazioni e generazioni di tecnici, come si diceva prima, di dare movimento agli oggetti della tecnica, agli oggetti fabbricati. È lì che dobbiamo andare a vedere l'origine di questa macchina. Così come del resto non potremmo capire il Doriforo, la più ammirata e replicata statua degli antichi, sulla cui realizzazione Policleto, il suo autore, ha scritto anche un trattato, il Canone, dove spiegava come l'aveva pensata e costruita. Non possiamo capire questo capolavoro dell'antichità se non nell'ottica della pratica di tutti gli scultori che si cimentarono nel tentativo di raggiungere questa perfezione alla quale non arrivarono. Non possiamo capire i pochi architetti che scrissero anche dei trattati, come Tinos e Callicrate, che scrissero sulla costruzione del Partenone, se non alla luce dei tantissimi che non hanno scritto niente, che pure hanno contribuito alla crescita di questo sapere. Questo, almeno a mio modo di vedere, è il contesto, lo scenario nel quale questa storia dei tecnici, nel quale noi dovremmo inquadrare queste macchine. D'altro canto, voglio dire che c'è un passo di Senofonte nei Memorabili, IV secolo avanti Cristo, che fa riferimento all'esistenza di una tecnica dell'architetto, di una tecnica del geometra, di una tecnica del medico, di una tecnica dell'astrologo. Ecco, a mio modo di vedere è qui che noi dovremmo approfondire le nostre ricerche nel guardare, ripensare la storia delle macchine sullo sfondo della storia dei tecnici e del loro modo di operare. A questo punto la nostra storia prende due strade. Da una parte la tecnica che si identifica con la trasformazione della materia, i vetri, la lavorazione del metallo, questa tecnica davvero rimane nel chiuso delle botteghe, si trasmette a un bagaglio di nozioni che si trasmette di generazione in generazione e rimane segreta. Voi non troverete un trattato che ci dice, e neanche notizie sparse, molto vaghe, che ci dicono come venivano fatte queste cose, che ci parlano dei processi di lavorazione e trasformazione della materia. Ma parallela a questa c'è una tecnica che si identifica con la costruzione, all'interno della quale i tecnici, alcuni di essi, a partire dal VI secolo avanti Cristo cominciano a scrivere i primi trattati, muovendosi in un'ottica assolutamente opposta
rispetto alla segretezza del sapere dei tecnici. Scrivono trattati nei quali spiegano come costruire le macchine, come costruire i planetari meccanici, come funzionano. Ed è un meccanismo che noi, o come gli architetti scrittori di cui si accennano, è un meccanismo che noi seguiamo nelle fonti dal VI secolo a.C. in poi, e che ci porta a vedere adesso le origini di quel fenomeno che avrà grandissimo sviluppo nel Rinascimento. Questi trattati sono autentici biglietti da visita, questi tecnici con i loro trattati lavorano, si legano a più sovrani nei principali centri del Mediterraneo, vanno a lavorare ora per l'uno, ora per l'altro, in continuo movimento. È un fenomeno che poi ritroveremo, un po' diversa nel Rinascimento, ma le cui origini si possono individuare anche nell'antichità. E introducono, fatto importantissimo all'interno di questi trattati, lo abbiamo detto prima, i disegni tecnici per meglio comunicare i contenuti di una disciplina che obiettivamente la costruzione di macchine è ostica. Per chiudere questa panoramica sulle macchine nel mondo antico, voglio fare un esempio relativamente, intanto qui c'è un passo di Platone che chiude questo percorso ed è indicativo, ho voluto prendere proprio Platone apposta per ricollegarmi all'inizio del nostro discorso quando si diceva della reale bocciatura dei filosofi sul mondo delle tecniche, però se voi leggete questo passo, Platone ha colto perfettamente l'ordine che si trova nei procedimenti razionali seguiti dal tecnico. Vi è una ratio nel seguire tutti i procedimenti attraverso i quali guarda qualsiasi artigiano con che ordine dispone le parti del suo lavoro e come cerca di ottenere che ogni parte si adatti e armonizzi con l'altra fino a che tutto risulta un'opera bella per ordine e proporzione. È chiaro, qui Platone sta parlando, ha in mente l'idea ordinatrice del tutto, però a prescindere da questo lui ha colto con estrema precisione l'ordine che c'è nelle operazioni del tecnico. Adesso io voglio chiudere questa panoramica sulle macchine nel mondo antico con uno dei tecnici, dei meccanici che un trattato lo ha scritto, e non solo quello, Apollodoro di Damasco. Voi tutti immagino sappiate, ci sono ancora oggi monumenti straordinari ideati da Apollodoro di Damasco, costruiti da Apollodoro, la colonna Traiana, il Pantheon come lo vediamo adesso a Roma. Che è Apollodoro? Apollodoro è un meccanico, è un architetto che lavora in Siria, viene invitato a Roma dal padre dell'imperatore Traiano, si sposta a Roma, lavora sia per Traiano che per l'imperatore Adriano, scrive un trattato di poliorcetica. È un trattato scritto in greco pieno di errori grammaticali, di cui è conscio e di cui si scusa in apertura del trattato, toccando quel tema caro a Cicerone, ma anche a Vitruvio, della necessità di avere chiarezza espositiva, soprattutto nei saperi tecnici, per essere compresi. Nella poliorcetica Apollodoro presenta delle macchine assolutamente innovative all'interno della letteratura dei trattati tecnici e di meccanica che ci sono rimasti. Apollodoro si presenta come personaggio che innova all'interno della tradizione. Le macchine che lui presenta, che lui descrive, e i disegni che abbiamo come questo sono codici bizantini, gli originali naturalmente sono persi, però sono abbastanza fedeli al testo. Le macchine che lui presenta sono leggere, sono montabili e smontabili pezzo su pezzo, destinate a essere costruite in serie come modelli, ovunque, dappertutto e da chiunque. Apollodoro si raccomanda che, avendo la leggerezza come criterio guida, si può costruire un grande organismo, una grande macchina fatta di tante piccole parti leggere che conservano quelle caratteristiche.
se Vitruvio si raccomandava che le macchine fossero costruite e azionate da uomini periti, esperti, Apollodoro dice che le sue macchine possono essere costruite da chiunque. Giustamente, lui questo trattato lo ha scritto durante le guerre daciche di Traiano, nell'attuale Romania. Lo ha scritto durante quelle campagne di guerra, ha visto quali sono i problemi, scrive un trattato all'interno del quale le macchine possono essere costruite da chiunque, sono leggere, sono facili, dopo essere state usate possono essere smontate e trasportate. La leggerezza diventa il criterio guida all'interno di un paradigma costruttivo che è ancora sempre quello della composizione pezzo su pezzo. Che cosa c'è però di nuovo che vale la pena sottolineare nell'opera di Apollodoro? Vi è una macchina, ed è questa qui, sulla quale ho voluto soffermarmi un momento. Avete visto il testo che potete leggere, è la testuggine munita di ariete. La novità principale che qui Apollodoro presenta, lo vedete bene da questa immagine, rispetto agli arieti costruiti, mobili costruiti fino a quel momento, è l'innalzamento del punto di sospensione. Lo spiega lì perché, lo spiega nel testo perché innalza il punto di sospensione. L'ariete prende piena distanza e lanciato da lontano rompe pienamente. Alla fine Apollodoro formula una regola: ogni ariete avente il punto di sospensione più in alto è più potente di quelli che non sono costruiti in questo modo. In questa affermazione, in questa descrizione, noi troviamo dei concetti di meccanica importanti: il colpo e la sua violenza che dipendono dall'altezza e dal punto di sospensione. Nel colpo è sottintesa l'intuizione della quantità di moto, con i fattori velocità e peso che si mescolano insieme. Collocare più in alto il punto di sospensione significa trasformare quell'ariete in un grande pendolo, di percorrere un arco più ampio prima di colpire e acquistare maggiore velocità. Allo stesso modo, e vale ancora bene questa immagine, Apollodoro sa che in battaglia ci possono essere, non sempre è possibile trovare travi così lunghe, si possono trovare travi corte, non importa, si possono caricare con dei pesi all'estremità. Ma allora questa non è altro che una stadera, l'oggetto fondamentale della scienza dei pesi, sulla quale si era sviluppata una vasta e importantissima tradizione di studi. Questo ariete non diventa altro che una stadera, la bilancia a braccia disuguali e peso scorrevole, sull'oggetto fondamentale di una vastissima tradizione di studi da Euclide a Archimede e così via sulla scienza dei pesi, che nel Medioevo avrà grandissimo spazio. Ma non solo, Apollodoro va oltre, proprio perché sa che non sempre in battaglia si possono trovare le travi delle dimensioni desiderate. Spiega che è possibile prendere pezzi di travi e unirle a comporre un'unica grande trave. Nel fare questo, Apollodoro lavora sui punti di sospensione. Prima ci spiega come unire, e lo vedete in alto, quelle macchie scure sono delle piccole, sono delle fascette lignee che poi vengono legate e saldate accuratamente, ma soprattutto queste travi composte ci riportano, per le quali, lo vedete anche qui, aumenta i punti di sospensione, ci porta allo studio sui centri di gravità. Questo studio sui centri di gravità è parte del trattato di meccanica scritto da Erone di Alessandria. Tra Erone e Apollodoro c'è un, ci sono 30 anni di distanza. Allora che cosa vuol dire? Siamo davanti a un tecnico, a un costruttore di macchine che ha presente i trattati della grande tradizione della meccanica ellenistica e ne fa tesoro nel momento in cui va a costruire le sue macchine. Ecco un'immagine della meccanica di Erone. Erone
ci spiega come sollevare pesi, lui non si occupa in questo trattato di macchine da guerra. Guardate, questo è il trattato arabo, la versione araba che si trova alla biblioteca di Leida, come lui tratta questa colonna. Ecco tutti i diversi punti di sospensione, i blocchi di carrucole e la colonna. Tutto viene frammentato, tutto ci riporta allo studio sui centri di gravità e ancora una volta ad Archimede, che aveva scritto un trattato sulla bilancia, perduto, ricordato da altri autori, fra cui Pappo, che scrive verso il IV secolo d.C., ma soprattutto è una tradizione questa che sopravviverà nel Medioevo con Liber Decanonio e Liber Carastonis, questi trattati fondamentali per lo sviluppo della scienza dei pesi. Ma i legami di Apollodoro con la meccanica ellenistica, con i grandi trattati, non finiscono qui. Abbiamo detto che Apollodoro ha costruito anche il Pantheon, come lo vediamo ora, un progetto di Apollodoro, la colonna traiana, 29 blocchi di marmo uno sull'altro, un totale di 1036 tonnellate. Nonostante questo peso, la colonna che è stata inaugurata nel 113 d.C. ha superato indenne tutti i terremoti che si sono registrati su Roma e dintorni. C'è una ragione. Ogni blocco della colonna, lo vedete bene in questa immagine tratta dal disegno che ne fece il rilievo che ne fece Piranesi, ogni blocco della colonna è composto da tre solidi distinti: il cilindro interno, il cilindro esterno che viene scavato poi parte interna e la porzione di scala. Lo spazio interno, quello nel quale si sale, è 75 centimetri. Guardate, 75 centimetri è una misura che ritorna un sacco di volte nei trattati antichi, l'equivalente dei nostri 75 centimetri, è la misura attorno alla quale un uomo gira ancora comodamente, si gira intorno a se stesso. La troveremo nei vani dove c'è la manovra agli argani degli ascensori del Colosseo, ci sono 75 centimetri. La recupererà Le Corbusier nel Modulor, lo spazio ideale, vivibile dell'architettura moderna, saranno quei 75 centimetri. Ma non voglio parlare di questo, vi voglio dire che in questa colonna troviamo un'altra suggestione, derivazione, testimonianza dello studio di Apollodoro della grande meccanica ellenistica. La chiocciola che è scavata all'interno della colonna, intanto ecco, aggiungo questo, i blocchi della colonna e il capitello in alto pesa 44 tonnellate, i blocchi in mezzo mediamente tra i 18 e i 30, perché non sono tutti di dimensioni di spessore uguale, vanno a rimpicciolirsi. Sono misure che oggi fatichiamo a capire perché non si usano più. Per dare un'idea vi faccio vedere queste due locomotive da manovra della stazione di Campo di Marte a Firenze, quella a sinistra più grande, lo vedete, 46-40 tonnellate, peso reale, peso frenato, quest'altra più piccola 21-18. È come aver portato in alto quei grandi blocchi, queste due locomotive, per dare un'idea del peso dei blocchi della colonna. Come è stata fatta questa costruzione? Non lo sappiamo, le possibilità di saperlo sono anche poche, ci dice chi ha studiato i resti delle funi di macchine che sono state trovate, che le gru potevano arrivare a 30 tonnellate, altrimenti la soluzione è ancora quella del piano inclinato, però l'altezza 100 piedi, circa 30 metri, è impegnativa per un piano inclinato, questo non lo sappiamo, ma quello che volevo dire è questo. Nella teoria, la colonna deve la sua forma alle suggestioni, alla conoscenza, allo studio da parte di Apollodoro di Damasco delle coniche di Apollonio, ma soprattutto delle spirali di Archimede. Questa definizione così precisa di come tracciare una spirale si trova all'interno dell'omonimo trattato di Archimede tra il primo e il secondo libro. Una definizione precisissima che ci dice che se prendiamo una retta e la facciamo ruotare così, facendo muovere un punto mentre ruota, che parte di qui, si traccia esattamente una spirale. La spirale che è la grande scala di marmo che si trova dentro la colonna. Se la teoria risente della lettura, della conoscenza, dello studio
le coniche di Apollonio, delle spirali di Archimede, la pratica sicuramente è da vedersi di nuovo nella vita di Archimede, quel congegno di cui si è parlato prima, e questo è il confronto che si deve fare. La scala all'interno della colonna è un'enorme vite di marmo, un'elica perfetta che serve a alleggerire questi blocchi pieni, peserebbero un terzo di più che non scavati, serve a alleggerire la struttura senza perdere stabilità. Questa è una concezione tipicamente meccanica, un congegno bloccato e costruito con pochi pezzi simili, relativamente piccoli rispetto alla massa totale, esattamente quello che abbiamo detto per le macchine della poliorcetica. Il concetto è lo stesso, il prestigio è nella forma della vite, il massimo della resistenza col minimo della massa. Il modello figurativo della colonna traiana è proprio la vite di cui abbiamo parlato prima, perché quel fregio decorativo che vedete scorre dal basso verso l'alto e rimanda proprio all'elica del congegno della vite e all'acqua che sale dal basso verso l'alto. Concludo con una considerazione sul saper costruire le macchine. È l'ultima considerazione di questo incontro. La abilità dei machinatores o dei tecnicai di cui siamo partiti è da ricercare nella pratica delle artes. Un bellissimo elogio delle artes si trova in Cicerone, nel De Natura Deorum. Cosa fa Cicerone? Descrive il nuovo rapporto dell'uomo romano con la natura. Riassumo: godiamo dei vantaggi delle pianure e dei monti, nostri sono i fiumi e i laghi, diamo fecondità alla terra irrigandola, tratteniamo i fiumi nel loro letto, con le nostre mani cerchiamo di creare una seconda natura nella natura. Ecco l'elogio delle artes. L'essenza delle macchine dei romani è in questa trasformazione, che poi è una appropriazione. D'altro canto Vitruvio nel libro 10 spiega che tutti i congegni meccanici devono la loro origine alla natura e il loro principio fondamentale alla rotazione del mondo. Praticamente la macchina riporta sulla Terra la perfezione del moto circolare dei cieli attraverso il principio della leva da cui dipende. Cicerone nel De Repubblica stabilisce una analogia tra il planetario meccanico di Archimede di cui si è parlato e lo stato romano, che si estende fino al limite dei cieli, fino alla porta del cielo. Natura, macchina e stato romano sono articolazioni di un'unica realtà. Allora, il mondo e la natura sono costruiti da Roma attraverso le artes, le tecniche, la ratio che è all'interno delle artes e questi machinatores. Ma c'è una questione alla base di tutto: perché questo sia possibile bisogna saper costruire le macchine. È importante questa considerazione perché la ritroviamo all'interno delle fonti latine. L'esempio, vi cito tre esempi e poi chiudiamo. La prima è la costruzione del ponte sul Reno da parte di Giulio Cesare. Giulio Cesare nella campagna di Gallia vuole attraversare il Reno e deve costruire un ponte perché i Germani, dice Cesare, affermano che il territorio dei Romani finisce al di là del fiume. È un ponte per un passaggio momentaneo e Cesare conosce la tradizione ricca di costruzioni di ponti di barche che servono per questi attraversamenti momentanei, ma non la considera degna dell'uomo, del popolo romano. Il ponte di barche non si addice alla dignitas dell'uomo romano. Decide quindi di far costruire il ponte, che viene completato, ci dice Giulio Cesare, con l'apporto di machinaziones, sulle quali non si sofferma. Completato il ponte, tra varie difficoltà che vengono menzionate, la profondità dell'acqua del Reno, la velocità dell'acqua, la larghezza degli argini del fiume, Giulio Cesare si ferma 18 giorni con le sue legioni al di là
del fiume, e la dimostrazione che voleva dare, torna indietro e distrugge il ponte. Cesare non si rifiuta di costruire un ponte di barche. Ancora dobbiamo vedere in questa sua decisione quella abilità, a parte il nuovo rapporto con la natura di cui si è fatto cenno attraverso il passo di Cicerone, e dall'altra quella abilità nel costruire macchine che attraversa tutta la letteratura latina. Questo programma ambizioso di romanizzare le province sottomesse all'impero non sarebbe possibile senza una perizia nel costruire e usare le macchine. È esattamente, non ve lo dico io, è esattamente quello che dice Tacito quando, descrivendo una scena di guerra tra romani e la popolazione dei Batavi nell'attuale regione tra il Belgio e l'Olanda, nel nord dell'Europa, descrive i tentativi di questa popolazione di costruire una grande torre mobile, di portarla davanti, torre da guerra, portarla davanti all'accampamento dei Romani. È una torre che crolla poco dopo la costruzione, dice Tacito, con grande rovina di tutti quelli che vi erano dentro. E il commento di Tacito è proprio questa la differenza tra noi e i barbari. I barbari non hanno nessuna conoscenza del costruire le macchine in modo adeguato. Ci sono altri due esempi nella tarda antichità. Il primo è l'anonimo autore del De Rebus Bellicis, che in un momento in cui l'impero è fortemente minacciato dalla pressione dei barbari lungo i confini, nel IV secolo scrive questo trattato dove presenta una serie di macchine da guerra innovative. Nella premessa al trattato dice che il suo desiderio, la sua intenzione è quella di far valere la romanità nei confronti dei barbari. Il ritorno alla romanità consiste nel presentare ai barbari un ingente schieramento di macchine opportunamente costruite, nelle quali si deve vedere un segno della supremazia, nell'ottica dell'anonimo, dell'uomo romano nei confronti del barbaro. Altrettanto dirà l'imperatore Giuliano, che costruirà in analoghe situazioni, circa nello stesso periodo, per la sua campagna militare contro i parti, uno spiegamento di macchine così impressionante da indurre lo storico Ammiano Marcellino a lasciarne una dettagliata descrizione, motivata dal fatto che la macchina è ciò che serve ad affermare la supremazia dell'uomo romano nei confronti del barbaro, assolutamente utile in questo momento per la difesa dei confini. Allora, a mio avviso, in conclusione, noi dobbiamo vedere in tutto questo percorso sulla macchina nel mondo antico una costante applicazione dal punto di vista teorico della precisione delle misure, garantita dal rispetto di principi che sono andati sistemandosi dalla più remota antichità attraverso la pratica delle artes. Una parte di questi principi è finita nei trattati tecnici. Esiste una continuità tra pratiche artigianali e speculazione scientifica, tra pratica del fare e spazi della scienza e della tecnica e cultura elevata. A mio avviso non si tratta di scegliere tra un modello di stagnazione da cui siamo partiti o un modello di progresso. Si tratta di non tenere su due tavoli distinti tutti questi documenti, di cercare di unirli per vedere se esiste un equilibrio alla luce delle pratiche quotidiane e della cultura più elevata. Grazie. E voglio subito aprire la discussione con alcune brevi osservazioni che voglio sottolineare innanzitutto il carattere innovativo dell'approccio che qui ci ha proposto Pasquale, quello che combina cioè la documentazione testuale, quella iconografica e quella archeologica, che è
via maestra per poter affrontare in una maniera nuova il problema delle tecniche del mondo antico. Non ci si può limitare a una lettura soltanto di alcuni testi, per giunta estremamente selettiva, come spesso è stato fatto. Si prediligono alcuni autori, alcuni passi di alcuni autori, per poi definire una tesi che è stata a lungo dominante nella storiografia. Oggi abbiamo invece una documentazione, una chiave di lettura tali che ci consentono di guardare in maniera del tutto nuova al ruolo delle macchine, delle tecniche dell'antico e ai tecnici, proprio su quello che non posso fermarmi, e il ruolo di queste corporazioni. Sappiamo qualcosa in più su quali erano le forme di organizzazione, il potere che esercitavano, se esercitavano qualche potere, qual era la loro funzione sociale. Funzione, quella che ho riscontrato io, è quella di grande utilità nei momenti di bisogno. La corporazione garantisce una risposta immediata nel momento di bisogno, come tanti ce ne sono dal secondo secolo in poi nella storia di Roma. Però gli studi sulle corporazioni professionali, ancora oggi si continua a citare l'opera del Walsing, che è monumentale, è del 1895, e sarebbe quanto mai opportuno, alla luce di questo, di tutte le nuove conoscenze cui si è accennato, cercare di ripercorrere questo mondo dei tecnici, che secondo me dei tecnici e delle corporazioni è assolutamente la strada che va battuta per arrivare a creare un'immagine che superi tutti le vecchie impostazioni che ancora fatichiamo a oltrepassare, perché parlavamo l'altra volta, insomma, il libro di Lucio Russo ha avuto una fortuna straordinaria, La rivoluzione dimenticata, è un libro pieno di cose valide, ma il mondo romano di cui tanto oggi abbiamo parlato ne esce completamente a pezzi, come neanche nella scienza romana di Stahl era stato fatto, già Stahl lo distrugge bene il mondo romano. Quindi secondo me, anzi quanto mai opportuno, le corporazioni professionali sono assolutamente una delle strade da indagare da questo punto di vista. Epigrafi, assolutamente, veramente so se hanno dimestichezza i volumi delle epigrafi, una cosa non facile da manovrare, però la strada assolutamente a mio avviso è quella, non solo i epigrafi ma anche i papiri. Se le edizioni elettroniche sono affidabili, un aiuto viene da queste, velocizzano assolutamente il lavoro, bisogna sempre verificare che il lavoro sia fatto per bene. Papiri e iscrizioni, c'è poco da fare, ci metto davanti, sono i protagonisti del lavoro che parlano, per la prima volta hanno una voce, non sono filtrati dall'opinione Cicerone, dei filosofi, di chi, neanche dei tecnici che la tecnica la vivevano, sono loro che parlano, quindi è assolutamente opportuno ampliare con questa ricerca, sensibilizzare su questo punto, che per la storia della scienza è fondamentale. Poi è un settore molto interdisciplinare, perché all'inizio abbiamo accennato rapidamente quanto la storiografia della scienza si sia trovata d'accordo, concorde nelle immagini del blocco, della stagnazione, ma è un'immagine alla cui costruzione hanno molto contribuito gli antichisti, non è che sono stati a guardare, anzi, sono state date dagli antichisti tante risposte ai quesiti posti dagli storici della scienza, quindi ebbero studi anche in carattere interdisciplinare. Una buona dose di ideologia, sì, anche, sì. E la presenza del lavoro degli schiavi rendeva, secondo uno schema un po' astratto e inutile, l'uso di innovazione tecnologica. Ma anche, guarda, dal punto di vista della questione degli schiavi, dal mio punto di vista la questione è posta male, perché gran parte del lavoro storiografico fatto dai russi, dai polacchi, tutti quelli dalla fondazione degli istituti di storia e cultura materiale in poi si sono interessati a questo tema, lavori eccezionali, però è chiaro che l'unico settore nel quale la macchina è effettivamente in competizione con l'uomo è quello dei lavori agricoli. È vero che per lavorare un latifondo, una campagna, uno schiavo e una macchina competono, nel senso che probabilmente tanti schiavi, più schiavi, sono più efficaci di una macchina, ma è l'unico settore e non tiene neanche fede al vero significato del termine macchina, che viene da mécané, che è ingegno, ritrovato, meccanismo che io introduco per risolvere un problema. Io nel lavoro agricolo
non ho tanti, ho da lavorare e basta, non ho da sollevare blocchi che con le mani, ce lo dice Cicerone, quando si arriva a dover esercitare una forza che io non sono più in grado di produrre, mi ci vuole una soluzione meccanica. E quindi anche lì, chiaro, gli schiavi ci sono stati resistiti, però anche lì il mondo greco, la polis greca è diversa, non è come parlare delle grandi società egiziane, cioè abbiamo visto in quei due rilievi la quantità lì sì di manodopera che trascinava quegli enormi carichi che non troviamo come immagino nel mondo greco e nel mondo romano. Grazie, ci sono altre domande? Posso? L'uscio russo è un flusso e i flussi parla molto spesso di fossilizzazione delle conoscenze, quindi perdita delle conoscenze, quindi tutt'altro di progresso, sono qualcosa di lineare. Quindi molte conoscenze lui parla, si rifà al caso pure della marea, la spiegazione, quindi ha vari percorsi erronei, e ricostruisce come insomma i greci avessero già addirittura mi pare in parte di Licea, sulla base delle maree poteva già argomentare che doveva esserci un continente in mezzo, 22 secoli prima di questo. Naturalmente tutto il problema della geometria curva se l'hanno già posto, diciamo, in tempi greci. E quel fatto che tante conoscenze siano state cadute in disuso e poi siano diventate fossili e quindi siano rimasti soltanto dei frammenti non più diciamo ricollegati in tutto. Come lo si può vedere in un'ottica moderna, considerando anche il fatto che sempre nella questione di Lucio Russo di un medioevo tecnologico, diciamo, di un ritrovato medioevo tecnologico, dal momento che si diventa sempre più utilizzatori, diciamo, acritici di tecnologia sempre più distanti. La selezione che è stata fatta è innegabile. Io onestamente non sarei in grado di dire perché e per come siano stati selezionati, trasmessi, conservati certi testi, però dal punto di vista della selezione e della conservazione dei testi io invito sempre a tenere presente quello che ha detto e scritto Canfora, che secondo me da questo punto di vista è uscito un piccolo libro pubblicato da Sellerio nel 2001 che secondo me fa il punto della situazione in maniera straordinaria sulla trasmissione dei testi, perché la trasmissione dei testi è una situazione, è un discorso molto molto delicato. Il titolo di quest'opera di Canfora è sintomatico, è Il copista come autore. La questione della trasmissione dei testi, noi lo vediamo, il linguaggio delle tecniche, i trattati perduti, i contenuti dei trattati tecnici, ci pongono davanti a una quantità, ne parlavamo prima, una quantità di vocaboli che magari traduciamo, ma non sono quelli i significati. Il lessico delle tecniche è un lessico sul quale dovremmo riflettere un sacco. Ci sono casi clamorosi, la Stadera, la Manovella. La Manovella non esisteva. Nell'ultima edizione della Meccanica di Aristotele, nel 2002, il problema nel quale si spiega perché i carichi eccetera eccetera, viene tradotto questo termine collops ripetutamente come manovella, ma manovella non esisteva. Cioè noi per la trasmissione dei testi dobbiamo oggi a distanza di 2000 anni secondo me fare grandissima attenzione, perché leggiamo opere sulle quali sono state messe le mani un sacco, ma non solo, i trattati greci sono passati agli arabi, sono stati tradotti in Siria, sono ritornati alla latinità nel Medioevo, sono passati di mano in mano. Che cosa ci è rimasto del pensiero originale? Che cosa si è perso per la strada? Quali selezioni sono state fatte? Quali sono i termini tecnici che veramente si trovavano all'interno di quei testi e quali sono stati? Abbiamo visto prima col Barulcos, la macchina a 5 talenti per sollevarne 1000. Lì c'è una manovella, ma nel testo, se voi leggete il trattato, non c'è una manovella, è stata inserita dal copista arabo. Quindi secondo me la trasmissione dei testi è un tema delicatissimo. Ora Canfora ha lanciato questa idea un po' provocatoria, come tante delle sue ricerche, il copista come autore. A un certo punto, nel chiuso del suo tavolo non controllato, il copista è libero di intervenire a suo piacimento sul testo, del quale diventa veramente il censore, il correttore, l'estensore, non chi lo sa, del rerum natura di Lucrezio, chi lo sa se è veramente Lucrezio, che sono state messe mani dappertutto con tutte le bocciature che i padri della Chiesa hanno fatto sul testo di Lucrezio.
e questo vale un po' per tutta la letteratura che è passata di mano in mano, di lingua in lingua, per poi tornare da noi a un certo momento. Quello che è vero del trattato di Russo, che a me piace molto, lui ha fatto una ricerca, secondo me, sensazionale sul recupero dei trattati tecnici di età ellenistica, attraverso i quali poi lui arriva a ipotizzare una serie di conclusioni forti come questa del Parco di Cera. E questo ci dà un'idea della ricchezza di una produzione che purtroppo si è perduta. Però poi da lì quello che contenevano questi testi. Volevo sapere qualcosa di più sulla macchina di Antichite. Nel suo tempo ho seguito un po' il ritrovamento e volevo sapere un po' come è attualmente lo stato dell'opera. Lo stato dell'opera, per quanto ne so io, è che si continuerà a discuterne, perché è di una complica, poi perché perché è frammentare, non ci sono tutti i pezzi che servirebbero per capire, ma se anche ci fossero tutti i pezzi, queste 32 ruote dentate, guarda che se noi ancora oggi con le nostre conoscenze volessimo provare a mettere in moto un planetario meccanico che mostrasse con le nostre conoscenze il movimento della Terra, la Terra ferma, il Sole, la Luna, i cinque pianeti che conoscevano a occhio nudo, la sfera delle stelle fisse, lasciando perdere anche le sfere intermedie. Io lo dico perché ci abbiamo provato al Museo dell'Italia della Scienza, non ce la facciamo. Questo meccanismo è di una grande complessità. Adesso quello che ho letto è l'ipotesi di questo Wright, Michael Wright, che facesse vedere, oltre al moto dei pianeti, le azioni alla Terra, al Sole e alla Luna, anche le eclissi. Allora in tal caso si avvicina a quello che Cicerone racconta il planetario che vede di Posidoni a Rodi. Però guardi, sono usciti questi due articoli proprio recentemente, uno sulla Repubblica e due sul Nature, però è una discussione assolutamente aperta. Sono in corso anche analisi di laboratorio, quelle che si definiscono invasive, si piglia un pezzettino del bronzo di quei congegni per cercare di datare con più esattezza il meccanismo, che già quello ci aiuterebbe a essere certi della datazione. Io altro non so. Volevo aggiungere solo un punto di riflessione a quanto avevi detto, a tutti i punti, veramente molto interessante, molto ricca questa esposizione. Quando ti sei soffermato sulla geografia, diciamo, delle macchine, ricordando Siracusa, ricordando Alessandria, i grandi centri dell'antichità, e mi veniva in mente che si può aggiungere a queste, salendo nel tempo, anche Mileto e la Ionia di Mileto, e gli inizi della filosofia, certo, unendo questi due diversi aspetti e queste due diverse tradizioni, perché poi i nomi degli primi architetti di cui abbiamo documentazione ci riportano nell'ambito della Ionia e nell'ambito di Mileto. Anassimandro viene poi collegato, sai, anche all'attività degli architetti e dei costruttori, certo, dei templi. E quindi già dal VI secolo c'è questo legame fecondo fra filosofia e architettura, un sapere alto, un sapere, diciamo, più pratico, che poi si verrà magari dopo perdendo. Che se che opportunamente ricordai quel passo del Gorgia, ma ci sarebbe da ricordare anche il Demiurgo stesso di Platone, che è una figura che viene tratta dal mondo delle tecniche, che costruisce l'anima del mondo servendosi del modello di sfera millare, di cui ricordavi giustamente l'importanza, come un sapere pratico, un sapere che richiama quello degli artigiani e dei fabbri. Quindi mi sembra che sono due aspetti che possono servire a far vedere come fosse più complesso il dibattito nell'antichità e come effettivamente poi nella storiografia moderna tante volte viene semplificato e messo per grandi contrapposizioni che dovevano essere invece molto, molto più sfumate. E poi forse quell'aspetto, oltre, non so cosa ne pensi, vicino all'aspetto della tesi, dei limiti della tesi, del potere e della mancanza
diciamo, del blocco tecnologico per la schiavitù e quindi l'interesse di quello, e considerare d'altra parte gli usi, diciamo, che si facevano della meccanica, che erano usi non solo civili, cioè rivolti a una grande della popolazione o dei cittadini, e soprattutto da una certa parte erano anche usi legati al potere, sia per il prestigio delle corti, e allora l'applicazione per esempio del vapore, che si conosceva benissimo, può sembrare anche strano, si conosceva allora il vapore, dobbiamo aspettare i tempi moderni poi per farne un'applicazione alla scala industriale, e poi naturalmente l'applicazione delle macchine belliche, delle macchine alla guerra, quindi come dire, la storia dei committenti vicino alla storia del e poi semmai del teatro, ecco, solamente vicino alla storia anche delle corporazioni, come ricordava Antonio prima, sono tutti elementi che possono... L'idea che mi sono fatto, infatti, è quella di un mondo assolutamente vivace, al di là delle opinioni dei filosofi che erano motivate da ragioni ideologiche, eccetera, vivo, dove il teatro, il porto, il mare, la guerra, le corti, sono tutti ambienti, centri propulsori di un sapere che è tecnico, che è costruttivo, che sono anche i filosofi, per carità, ma che poi evolve in tutto quello che andrà a finire nelle grandi enciclopedie meccaniche, qui ora stiamo parlando tra il VI e il IV secolo, che poi mi sembra evolva in quello che andrà a finire nelle grandi enciclopedie meccaniche composte in età ellenistica e dopo. E da questo punto di vista, una cosa che ho sempre, che mi ha sempre incuriosito, per esempio la grandezza di Taranto nella storia antica è legata alla figura di Archita. Anche lì, se andiamo a leggere i testi dei primi padri della storia della scienza, si suppone che ci fossero 2, 3, forse 4 Archita, perché era difficile immaginare che quell'Archita che aveva interesse per la meccanica fosse anche quell'Archita che la duplicazione del cubo, però un trattato di agricoltura, si fa fatica, ma anche lì forse ne sono stati tanti, chi lo sa, però dal mio punto di vista è un dato di fatto che la grandezza di Taranto, che è uno dei centri del Mediterraneo, in cui si diceva, è legata anche in particolare a tutta una serie di iniziative e ricerche che passano per la figura di questo straordinario studioso, stratega e quant'altro che è Archita, che concentra tutta una somma di interessi, tanti dei quali poi sono quelli che troviamo proprio in quelle enciclopedie meccaniche. La colombina di legno che vola con aria compressa dentro è un esercizio di pneumatica alla fine. Forse non è un caso che Vitruvio gli attribuisca un trattato de machinationibus, e se davvero lo ha scritto e se davvero si è occupato di pneumatica, di guerra, di duplicazione del cubo, forse già nel trattato di Archita c'erano dei risvolti di tecnologia meccanica pratica che si legano con, secondo me, dal punto di vista, bene col momento di massimo splendore di Taranto in quella circostanza. Quindi appunto Mileto, Taranto, Rodi, Sam, a Tirannide per noi è rimasto questo termine che ha un'accezione immediatamente negativa, ma nella storia greca i tiranni sono personaggi che avviano grandi progetti, sono loro i primi a chiamare i tecnici, i meccanici, questi architetti nelle loro corti, e capiscono che la loro immagine non è legata solo al potere evocativo delle opere d'arte, ma anche di straordinarie imprese di tecnica, di meccanica, eccetera. Naturalmente c'è un legame. Vanno, come dicevo alla conclusione, non dovremmo forse studiare su tavoli separati, ma cercare di unire tutto insieme, come insegnano proprio i filosofi di Mileto. C'è la filosofia, ma c'è la tecnica, c'è l'architettura, e attenzione verso le prime immagini meccanizzate dell'universo, modelli meccanici dell'universo. Se non ci sono altri interventi, altre domande, altri commenti, bene, allora chiudiamo ringraziando Giovanni Di Pasquale per la splendida presentazione. Grazie ancora per la partecipazione splendida, grazie a voi per essere stati presenti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.
questa volta io la consiglio. Arrivederci.